Il lavoro non dovrebbe esistere. Lo Stato dovrebbe mantenere gli esseri umani. Ecco, io oggi voglio essere molto drammatico, forse vi sto abituando anche troppo al mio essere drammatico, alla mia drammaticità, ma devo purtroppo narrare una reale situazione che io reputo assurda, che io reputo davvero incredibile. Ecco, ogni Stato va a tutelare un cittadino, no? Questo significa che l'Italia, come sancisce la Costituzione, che è un testo fondamentale, va a garantire a un essere umano la salute, va a garantire il fatto che si deve curare se sta male, va a garantire tutta una serie di cose che ci devono essere, no? Però quella stessa Costituzione non menziona il fatto che dovrebbe essere in teoria lo Stato a garantire, a erogare i soldi per far sì che quello stesso essere umano, che quegli stessi esseri umani possano andare a vivere, possano andare a stare bene nella nazione in cui si ritrovano a vivere, ripeto nuovamente. E invece questo purtroppo, e lo dico pubblicamente, non si verifica, e invece questo purtroppo, e lo dico a malincuore, non accade, perché un essere umano deve lavorare per guadagnarsi i soldi. Questo significa che lo Stato, secondo me, non va a garantire la salute e un essere umano, ma lo Stato va, diciamo così, a dire: tu devi lavorare per guadagnarti i soldi, non rendendosi conto che il lavoro avvilisce l'essere umano. Perché avvilisce? Andatevi a guardare chi svolge l'attività come operaio, come persona che sta sopra un'impalcatura e si fa un bucio di sedere, non voglio essere volgare, enorme, gigantesco. Andatevelo a vedere, chi si fa 9 ore di lavoro, 8 ore di lavoro ogni giorno e è sempre più stanco, è sempre più triste, è sempre più esterrefatto. Andatevi a vedere queste persone, andatevele a valutare. Vi renderete conto, vi accorgerete di fatto, in maniera concreta e non astratta, che effettivamente parlando il lavoro avvilisce gli esseri umani. Noi esseri umani ci avviliamo, stiamo male. Per cosa? Per prenderci i soldi. Ma come? Ma lo Stato dovrebbe garantirci il vivere. Dovrebbe essere lo Stato che in linea teorica ci offre delle garanzie. Dovrebbe essere lo Stato, dovrebbe essere la nazione che in linea teorica ci dovrebbe offrire i soldi. E i soldi non dovrebbero esistere, perché dovrebbe essere lo Stato che ci va a mantenere. Invece no. Dobbiamo andare a lavorare, dobbiamo farci un bucio di sedere così, poi non troviamo un lavoro, stiamo male, dobbiamo sempre avere i soldi a portata di mano. Ma non potrebbe essere lo Stato che dà soldi all'essere umano? La domanda che faccio oggi è una domanda stupida, è una domanda banale, ma è anche una domanda che, mi dispiace doverlo dire, fotografa in maniera reale, in maniera concreta e non astratta, quello che tristemente vado a vedere, quello che tristemente vado a notare. E lasciatemelo dire, io sono il signor nessuno, io sono nessuno per dire ciò, però intanto dall'alto del mio essere nessuno vi posso dire, vi posso garantire che le mie parole, che le mie opinioni vengono ad essere vere per come si presentano nei tempi di oggi, nei tempi attuali. Non mi venite a dire: Leandro, no, non è così, perché fateci caso, ogni Stato garantisce un essere umano, no? Lo Stato garantisce la salute, lo Stato garantisce questo, lo Stato garantisce quello, lo Stato fa stare bene, no? Un essere umano, basta vedere la Costituzione italiana. La Costituzione è un testo bellissimo, straordinariamente favoloso, no? Ogni cittadino è libero di fare quello che vuole, il lavoro nobilita l'uomo,
il lavoro fa bene, la salute è garantita dallo Stato che la protegge, la garantisce a tutti, e poi però lo Stato non garantisce soldi e non mantiene un essere umano. Dobbiamo andare a trovare lavoro, dobbiamo farci un bucio di sedere così, dobbiamo farci il mazzo, dobbiamo stare male, dobbiamo trovare i soldi, solo col lavoro ci vengono dati questi soldi, e se non lavoriamo i soldi non ci vengono dati, non ci vengono forniti. Ecco, io dico, non è qualcosa di bello, non è qualcosa di simpatico, non è qualcosa di piacevole da dover dire. Eppure lo Stato garantisce, è garantista, ma non garantisce soldi, non eroga soldi a noi esseri umani. Io vorrei, utopicamente parlando, idealmente parlando, che lo Stato vada a garantire soldi a me, a te, a tutti gli esseri umani che si trovano a vivere in quella determinata nazione. Italiani, ecuadoregni, francesi, spagnoli, tedeschi, russi e via di seguito. Io questo vorrei. E invece no, e invece no, e invece no. E quindi io dico, è triste, e ripeto, è triste dover vedere una realtà del genere. È triste dover assistere a persone che non possono e non riescono a trovare un lavoro, si ritrovano senza soldi e magari oppure fanno un lavoro duro duro drammatico per guadagnare 1000 euro al mese, quando magari ci sono politici che guadagnano 5.000, 6.000, 7.000 euro al mese, e loro però hanno i soldi e stanno con il culo sulla sedia. Per carità, i politici sono bellissimi, sono bravissimi, sono meravigliosi, sono fantastici, sono straordinari, però io dico, ma per quale motivo tutto ciò? Ecco, non voglio aggiungere altro. Vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, vi ringrazio altresì per il relativo ascolto, mi piace confrontarmi pubblicamente, l'ho fatto. Un saluto dal vostro Leandro Smelli di Roma, WhatsApp mio 333 1063 818, vi aspetto come ogni giorno.